Intanto che si prepara, presento il nostro ospite di oggi, che è il professor Mario Calderini, che è professore qua al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, il nome completo, Dispea Stata del Dipartimento. Dispea e supporto. Il DIGEP, bene, si impara qualcosa. Ingegneria Gestionale e della Produzione, non proprio un nome, diciamo, da rivoluzione digitale. Produzione non abbiamo potuto togliere. Sì, ma questa crisi. Allora, professor Calderini è un ingegnere che ha fatto poi un dottorato in Inghilterra a Manchester, un dottorato in economia e ha cominciato a occuparsi prevalentemente di innovazione. Innovazione da diversi punti di vista. Con questo suo interesse per l'innovazione, ormai un certo numero di anni fa abbiamo cominciato a fare alcune cose insieme. Come occuparci in particolare dell'interazione tra innovazione e internet, poi ha continuato a fare molte altre cose, non sto a ripetere la sua ormai lunga e luminosa carriera, in diverse responsabilità anche in ambito di policy making, è stato presidente di Finpiemonte qua a Torino e adesso è consigliere del ministro Profumo. Però l'abbiamo invitato oggi qui e lo ringrazio molto di aver accettato in una luminosa giornata di maggio, di sabato di maggio, di venire qua a parlare, perché con lui vorrei, visto che lui è un esperto e un totale dilettante, come su quasi tutto, sentire che interazione c'è tra la rivoluzione digitale, quindi questo cambiamento portato avanti dalla tecnologia, ma non solo dalla tecnologia come abbiamo detto, e il mondo, in particolare dell'innovazione, ma più in generale dell'economia e dell'impresa, come adesso vi racconterà lui. Benvenuto. Grazie mille. Avevo filmato e mi ha ispirato quei 40 secondi di tuo speech che ho sentito. Certo, certo. Andiamo giù. Poi vi spiego perché volevo fare. Con quello che è, diciamo, la digitalizzazione, internet, quello che volete, crea rispetto alla capacità dei sistemi economici di essere innovativi. Allora, vediamo se riusciamo ad accendere l'audio. And what I found in all these systems
There are these recurring patterns that you see again and again that are crucial to creating environments that are unusually innovative. One pattern I call the slow hunch, that breakthrough ideas almost never come in a moment of great insight, in a sudden stroke of inspiration. Most important ideas take a long time to evolve, and they spend a long time dormant in the background. It isn't until the idea has had 2 or 3 years, sometimes 10 or 20 years, to mature, that it suddenly becomes accessible to you and useful to you in a certain way. And this is partially because good ideas normally come from the collision between smaller hunches, so that they form something bigger than themselves. So you see a lot in the history of innovation, cases of someone who has half of an idea. There's a great story about the invention of the World Wide Web and Tim Berners-Lee. This is a project that Berners-Lee worked on for 10 years. But when he started, he didn't have a full vision for this new medium he was going to invent. He started working on one project as a side project to help him organize his own data. He scrapped that after a couple years, and he started working on another thing. And only after about 10 years did the full vision of the World Wide Web come into being. That is, more often than not, how ideas happen. They need time to incubate, and they spend a lot of time in this partial hunch form. The other thing that's important when you think about ideas this way is that when ideas take form in this hunch state, they need to collide with other hunches. Oftentimes, the thing that turns a hunch into a real breakthrough is another hunch that's lurking in somebody else's mind. And you have to figure out a way to create systems that allow those hunches to come together and turn into something bigger than the sum of their parts. That's why, for instance, the coffee house in the Age of the Enlightenment, or the Parisian salons of modernism, were such engines of creativity, because they created a space where ideas could mingle and swap and create new forms. When you look at the problem of innovation from this perspective, it sheds a lot of important light on the debate we've been having recently about what the internet is doing to our brains. Are we getting overwhelmed with an always connected multitasking lifestyle? And is that going to lead to less sophisticated thoughts as we move away from the slower, deeper, contemplative state of reading, for instance? Obviously, I'm a big fan of reading. But I think it's important to remember that the great driver of scientific innovation and technological innovation has been the historic increase in connectivity and our ability to reach out and exchange ideas with other people and to borrow other people's hunches and combine them with our hunches and turn them into something new. That really has, I think, been, more than anything else, the primary engine of creativity and innovation over the last 600 or 700 years. And so yes, it's true we're more distracted. But what has happened that is really miraculous and marvelous over the last 15 years is that we have so many new ways to connect and so many new ways to reach out and find other people who have that missing piece that will complete the idea we're working on, or to stumble serendipitously across some amazing new piece of information that we can use to build and improve our own ideas. That's the real lesson of where good ideas come from. The chance favors the connected mind. Okay. Non avevo pensato di iniziare con questo, ma mi sembrava che quello che diceva un Carlos c'entrasse un po' con questo, ed era un buon modo per cominciare a ragionare tra noi su come dire, che cosa capita, qual è l'impatto, discutere su qual è l'impatto sui sistemi economici della digitalizzazione, dell'avvento in massa delle tecnologie digitali. È francamente un compito eccessivo, perché evidentemente investe una quantità così grande di domini del sapere, di fenomeni, ed è proprio da questo che volevo cominciare a condividere con voi come fare stamattina. Io sono ultimamente un po' refrattario alla fenomenologia di internet, penso che e in generale la fenomenologia del digitale, no? Perché troppo spesso ci si abbandona in ragionamenti che sono attenti a raccontare in maniera varia cosa succede, a descrivere in maniera che diciamo è quasi confina con l'aneddotica
una serie di fenomeni emergenti che sono certamente estremamente interessanti, ma se volete poi se dobbiamo un po' ragionare su gli impatti futuri, presenti e futuri, e quindi vogliamo avere in mano degli strumenti che ci facciano capire, diciamo, al secondo livello di profondità qual è il fenomeno a cui stiamo assistendo e quali sono gli impatti che dobbiamo aspettarci su il cambiamento dei sistemi economici, su cambiamento dei tassi e dei modi dell'attività innovativa, dobbiamo probabilmente recuperare una serie di elementi fondanti che è un modo di descrivere pittoresco invece una cosa che vorrei fare con voi oggi, che è riconducibile in questo sostanzialmente: rivendervi un po' di vecchia ferraglia. Cioè riprendere un po' di concetti fondamentali dell'economia e dell'innovazione e capire con voi se in realtà queste non sono poi delle buone lenti per guardare ad alcuni fenomeni che noi abbiamo di fronte. Quindi prendere alcuni vecchi classici dell'interpretazione economica, poi in realtà dovremmo anche essere un po' più attenti a usare la parola economia, nel senso che quello di cui oggi vi parlo è qualcosa che ha, diciamo, che trae il suo modo d'essere certamente dai grandi principi, alcuni grandi principi della teoria economica e soprattutto, diciamo, dell'economia industriale, ma poi io tendo a portarlo su due campi prescrittivi che sono, da un lato, l'analisi politica, il policy making, dall'altro, diciamo, la dimensione strategica, la dimensione del comportamento d'impresa, ovviamente letto sulla parte di diciamo nella parte in cui si cerca di comprendere che cosa le imprese fanno e come le imprese cercano, diciamo, di sopravvivere nel sistema economico attraverso la loro capacità innovativa. Allora, ci sono alcuni grandi capitoli, no? Uno dei grandi capitoli è certamente la trasformazione dell'organizzazione delle attività economiche attraverso la trasformazione digitale, che può avere diverse forme. L'altra, naturalmente, appunto, è, se volete, la trasformazione delle modalità strategiche che hanno profondamente a che fare con contesti in cui, come dire, le tecnologie digitali contano molto. Allora, il primo ragionamento che vorrei fare con voi è appunto quello delle trasformazioni economiche, che se volete hanno a che fare con due grandi elementi della produzione di valore in generale, due grandi materie prime, se volete, sono l'informazione e anche, diciamo, i sistemi produttivi. Ma qui avete i miei gusti musicali, ritorniamo un attimo. Mi mando. Da fastidio? No. Non so portare. Mette in base. Ecco. Allora, da un lato, appunto, l'informazione che muta profondamente i sistemi economici, il cambiamento di informazione come materia prima fondamentale, da un lato, diciamo, le tecnologie digitali come elemento di trasformazione dei sistemi produttivi. Non so se vi è capitato di leggere quell'articolo abbastanza recente, si chiama Digital Revolution, che era uscito sull'Economist qualche tempo fa. Quello è un classico esempio di attenzione sulla trasformazione dei sistemi produttivi e quello che comporta, no? Perché che cosa vi dice questo? Quell'articolo vi diceva:
guardate, le tecnologie digitali per la prima volta, invece che semplicemente cambiare il mondo non fisico, il mondo immateriale, intervengono direttamente nella trasformazione del mondo fisico, cioè nei processi manifatturieri. Uno, in qualche modo, fino ad oggi si pensava che ci fosse un bivio, no? Da un lato si ripartiva il mondo immateriale, fatto sostanzialmente di tecnologie digitali, di elementi materiali, dall'altro invece si perde il mondo della produzione fisica. Se voi ci pensate, con la stampa 3D, quindi con l'intervento importante delle tecnologie digitali nel manifatturiero, questo bivio in qualche modo si riconcilia e, diciamo, cade l'ipotesi che noi, prestando attenzione al mondo digitale, possiamo in qualche modo considerare il manufacturing, i sistemi di produzione fisica, una traiettoria che ha ormai preso una sua strada e di cui possiamo disinteressarci, perché tutte le cose interessanti che dovevano succedere sono successe. In realtà, se ci pensate, il fatto di poter virtualmente in questo momento, poter fare il cosiddetto virtual physical manufacturing, cioè il fatto di poter produrre col mio computer un pezzo e a costi fissi molto bassi, no? Quindi con una produzione fisica che ha delle caratteristiche di struttura di costo molto simili a quelle che sono le produzioni, le caratteristiche digitali, la produzione digitale, realizzarvi un pezzo, un prototipo, beh, capite che questo cambia radicalmente non solo il modo di produrre, ma alcuni macro fenomeni fondamentali. Cambia completamente, ad esempio, le logiche con cui le imprese possono guardare la delocalizzazione, perché evidentemente l'incidenza del costo del lavoro del manufacturing cambia radicalmente. Cambiano le strutture industriali, perché il rapporto che c'è tra grandi imprese e piccole imprese, cambiando radicalmente la struttura di costo, quindi non essendo più, se vogliamo, necessario di fronte a quello che si chiama il passaggio tra manufacturing deduttivo, cioè quello che si ottiene per asportazione di materiale, al manufacturing additivo, cioè quello che si ottiene per aggiunta di materiale, che è esattamente quello che fa la tecnologia digitale applicata al manufacturing, questo, diciamo, cambia radicalmente lo scenario che noi abbiamo davanti. E quindi, diciamo, una cosa interessante delle cose che studiamo nel digitale è che nulla si può dare per scontato, e che in qualche modo anche i pezzi di sistema economico che sembravano in qualche modo immuni e anche tristemente abbandonati dalla riflessione e dall'impatto che le tecnologie digitali possono avere, in realtà improvvisamente ritornano al centro del nostro ragionamento. Facendo un passo indietro, quello che secondo me il primo pezzo di ferraglia che vorrei rivendervi, e per capire insieme se siamo in grado di costruire un po' di ricadute classiche sull'organizzazione dei sistemi economici, è il seguente. Sarebbe interessante che noi, diciamo, smettessimo di pensare all'economia come a un qualcosa che ha a che fare col denaro, e invece ci concentrassimo su quello che è il punto fondamentale dell'economia e dei sistemi economici, che è il problema del coordinamento. L'economia non è la scienza, evidentemente, che ci insegna a fare dei soldi, non è questo il punto, se mai quello è il management. L'economia è, diciamo, un modo di risolvere dei grandi problemi di coordinamento. In linea generale, di far avere a chi la chiede una cosa nel modo, nella quantità, nel tempo, nella qualità giusta, trovando qualcuno che ha voglia di produrla, offrirla nel modo, nel tempo, nella quantità e nella qualità giusta. È un grande problema di coordinamento. Allora, vi faccio un esempio un po' sciocco per centrare la questione di cui stiamo parlando. L'esempio sciocco è: prendiamo il caso di coordinamento più semplice al mondo, il caso di coordinamento più semplice che voi avete.
Il traffico, semplice da capire, non semplice da gestire. Il traffico è un classico problema di coordinamento, traffico urbano. Perché? Perché evidentemente quando arrivo a un incrocio io ho bisogno che questa massa di oggetti e di persone che si muovono in una città, quando arrivano a un incrocio trovino un modo di coordinarsi, cioè che uno si ferma e l'altro passa, che uno va piano quando deve andare piano, che può andare al massimo della velocità compatibile quando questo è possibile, che tutti si mettono d'accordo che si posteggia su un lato della strada e non in mezzo alla strada, insomma un grande problema di coordinamento. Qual è la questione? La questione è che noi in linea teorica, se volessimo, potremmo risolvere questo problema di coordinamento, no? Il problema di coordinamento che abbiamo davanti, semplicemente affidando al mercato il problema di risolverlo, cioè nulla vieterebbe che il sistema di coordinamento, cioè il fatto che all'incrocio passi tu e non passo io, venisse risolto dal fatto che noi ci fermiamo all'incrocio, scendiamo dalla macchina e cominciamo delle transazioni economiche per cui sulla base della definizione di un prezzo che concordiamo uno passa e l'altro sta fermo. Nulla vieterebbe di risolvere il problema di coordinamento in questo modo. E forse funzionerebbe anche. Qual è il problema? Il problema è che noi passeremmo evidentemente la grandissima parte della nostra giornata all'incrocio a discutere e a contrattare. No? Come chiamiamo, come possiamo chiamare questo infinito tempo che noi passeremmo a un incrocio a contrattare con i nostri, con le nostre controparti i diritti di passaggio, diciamo così? Lo chiameremo costo di transazione, cioè lo chiameremo un costo che è associato al far avvenire le transazioni, cioè un costo che noi dobbiamo affrontare extra dal semplice pagamento del diritto di passaggio, dobbiamo affrontare per poter in qualche modo risolvere il problema di coordinamento. Siccome questo problema di coordinamento ha dei costi di transazione infiniti, cioè noi non riusciremmo a risolverlo, perché passeremo gran parte del nostro tempo a cercare di risolverlo, che cosa succede? Che un giorno uno dice, no, guardate, il costo di transazione di usare il prezzo come sistema di coordinamento è un costo di transazione eccessivo. Siccome è eccessivo, facciamo così. Prendiamo un semaforo, lo mettiamo in mezzo all'incrocio e quando è rosso, chi ha il rosso non passa, passa chi ha il verde. Questo è un'altra modalità di risolvere un problema economico di coordinamento. Questa è la quintessenza del problema di organizzazione dei sistemi economici. Ci sono dei grandi problemi di coordinamento che io cerco di risolvere attraverso il prezzo, se volete il mercato, cioè usando il prezzo come fondamentale strumento, device di coordinamento, altri in cui il prezzo non funziona tanto bene e uso la gerarchia, quindi uso l'autorità come strumento di coordinamento, che vuol dire sostanzialmente semplicemente che io prendo delle transazioni, prendo dei grandi problemi di coordinamento, li sottraggo al mercato e li affido alla pianificazione, li affido a una decisione diretta. Quale di queste due soluzioni è migliore? Non esiste una risposta, dipende dai costi di transazione. Ci sono alcune transazioni tali per cui il mercato è capace attraverso il prezzo di trovare soluzioni di coordinamento buone, altre in cui il mercato attraverso il prezzo non è capace e quindi è la pianificazione attraverso la gerarchia che trova soluzioni. Se volete, e qual è il principio guida che ci fa trovare la soluzione ottima? Il principio guida è la minimizzazione dei costi di transazione, cioè quella modalità di risolvere il problema di coordinamento economico che ci consente di ottenere
la soluzione al problema di coordinamento appunto col minimo costo di transazione possibile, cioè buttando via il meno tempo possibile di soldi, opportunità, tempo. Allora, perché vi dico questa cosa? No, però vorrei che aveste chiaro questa cosa. C'è un grande problema di coordinamento e ci sono due modi per risolverlo. Uno, usando il prezzo come coordination device, e questo è il mercato. L'altro è usando l'autorità, la gerarchia, come coordination device. Questa è la pianificazione. In realtà potremmo anche dire questa è l'impresa. Introducendo un elemento un po' che spero di dubbio nella vostra testa, che riprendiamo, cioè che da io ho detto che in questo sistema che per il momento noi vediamo bipolare, il mercato col prezzo che è il suo utensile di coordinamento, dall'altra la pianificazione con l'autorità che è il suo utensile di coordinamento, da una parte c'è il mercato e dall'altra parte c'è l'impresa, e quindi cominciamo a metterci in tasca una questioncina non piccola che spesso viene largamente confusa, cioè che mercato e impresa siano sinonimi. In economia mercato e impresa sono contrari, perché il mercato è quel posto dove le transazioni avvengono perché c'è un prezzo che consente loro di avvenire, l'impresa è quel posto dove le transazioni avvengono perché c'è l'autorità che si sostituisce al prezzo per far avvenire le transazioni. Famoso se mi sposto mi dice. Sì, va bene. Il famoso esempio che si fa dei cucù svizzeri, qual è? È che in questo senso, nell'organizzazione dei sistemi economici, voi avete una serie di transazioni, quello che taglia il legno, quello che fa l'ingranaggio del cucù, quello che mette la molla sull'ingranaggio, quello che dipinge i pezzi di legno, quell'altro che assembla questi pezzi, quell'altro che va in giro a venderli a porta a porta. Allora qual è il problema? Il problema è che queste transazioni, cioè il fatto che uno fa il legno giusto e lo passa a quello che ha l'ingranaggio, quello che ha la molla lo passa a quello che ha l'ingranaggio che ha bisogno proprio di questa molla, questo coordinamento può venire in due modi. Questi signori potrebbero starsene tranquillamente a casa loro, ciascuno facendo il suo pezzo, poi al mattino andando nella piazza del mercato, mettendosi d'accordo e trovando delle modalità di transazione tra loro sul mercato. Questi signori non avranno mai nessun incentivo, se i costi di transazione non sono troppo alti, non avranno mai nessun incentivo a riunirsi in un'unica impresa. Quindi sarà il prezzo lo strumento di coordinamento che ciascuno userà per mettersi d'accordo con gli altri. Se però questo coordinamento comincia a diventare difficile, okay? Se questo coordinamento comincia a diventare difficile, è molto probabile, e quindi i costi di transazione cominciano a salire, è molto probabile che dal punto di vista economico nasca una nuova istituzione, cioè nasca un signore che arriva e dice: tiriamo un bel perimetro attorno alle transazioni più costose, togliamole dal mercato, perché questi due signori non si capivano più, perdevano un sacco di tempo perché quello gli tagliava il legno diverso, poi non si fidavano più l'uno dell'altro e quindi passavano ore in piazza a discutere. Allora arriva un signore, tira un perimetro attorno ad alcune di queste transazioni, le sottrae al mercato e le rende impresa. Qual è la differenza fondamentale? Che questo signore e questo signore non si coordinano più attraverso il prezzo, ok? Ma si coordinano perché al mattino c'è qualcuno che dice loro: tu devi fare un pezzo fatto in questo modo, in queste quantità. Quella che viene sottratta, quel sottoinsieme di transazioni che vengono sottratte al mercato diventa un'impresa, il resto sta sul mercato. L'impresa e il mercato sono opposti, sono contrari. L'impresa è proprio quel luogo in cui non si ha più un prezzo, ma si ha l'autorità come strumento di coordinamento.
Ancora un passaggio prima di collegarci al nostro problema e provare a innescare un po' di riflessioni su perché il digitale c'entra con tutta questa faccenda. Questo tipo di ragionamento voi lo potete fare a qualunque livello dei sistemi economici. Se ci pensate, nella macro organizzazione dei sistemi economici esattamente questo vale. L'economia, diciamo, di mercato estremo, le economie capitalistiche di mercato estremo ritengono che la grandissima parte delle transazioni possano avvenire in modo efficiente attraverso il prezzo, cioè usando il prezzo come coordination device. I sistemi economici pianificati estremi, di cui oggi c'è ormai pochissima traccia reale, ma i sistemi economici pianificati estremi dicono: no, guardate che la gran parte delle transazioni è meglio se avviene con un coordination device che si chiama autorità, cioè decisione che prescinde dal coordinamento di prezzo. E quindi in certe economie si pensa che quante macchine, di che colore, di che cilindrata possa essere efficientemente deciso dal mercato. In altre economie si pensa che è meglio dire devi produrre una certa quantità di macchine, devi produrre attraverso l'autorità, devi produrre una certa quantità di macchine in una certa data, in un certo colore, in una certa cilindrata. Si ritiene che sia più opportuno affidare il coordinamento alla pianificazione rispetto che alla transazione di mercato, il prezzo. Questa questione qua non è solo una questione di grandi sistemi economici, è anche una questione che ha molto a che fare con l'organizzazione delle attività economiche delle imprese. Perché quando una grande impresa come la Fiat, faccio degli esempi non necessariamente, diciamo, o un po' romanzati, diciamo, realtà tratta, cioè esempi tratti da realtà ma non esattamente reali, diciamo, come quando una grande azienda come la Fiat pensa a come organizzare la sua logistica, pensa esattamente a questa cosa qua. Cioè, un giorno Fiat era organizzata in questo modo: si doveva prendere un cuscinetto a sfera e farlo trasportare dai suoi stabilimenti di Fierafiori ai suoi stabilimenti di Termini Merese. Probabilmente c'era un signore che alzava il telefono e diceva a un altro che stava all'interno di un sistema gerarchico: prendi quel pacchetto e consegnalo domani mattina dove devi consegnarlo. Il fatto che questa transazione avvenisse, cioè che il pacchetto andasse da un posto all'altro, era all'interno del confine dell'impresa e si usava chiaramente l'autorità per farlo funzionare. A un certo punto probabilmente Fiat viene in mente che quel modo lì, il modo di usare l'autorità, cioè il comando nel trasferire questo pezzo, è un modo non necessariamente efficiente. E allora dice: prendiamo la transazione spostare quel cuscinetto da un posto all'altro e non è più all'interno della mia impresa, ma la mettiamo fuori. Perché? Perché mi trovo più conveniente, piuttosto che avere questo operaio, questo dipendente come mio dipendente per fare questo lavoro, trovo più conveniente tutte le mattine alzare il telefono, chiamare TNT e chiedere loro se sono disposti, di fronte a un certo prezzo, a far avvenire questa transazione. Questa transazione esce dal mercato esce dall'impresa e va sul mercato, cioè per far avvenire questa transazione si usa il prezzo e non la gerarchia, il comando, l'autorità. Se cominciamo ad avere alcuni elementi per ragionare e per capire anche quanto questo incide sull'organizzazione dei sistemi economici. Ad esempio, uno potrebbe chiedersi:
la lasciamo lì un po' nell'aria questa domanda, non so se vi siete mai chiesti perché nell'hi-fi voi fino ad oggi avete avuto una modalità per cui vi potete comprare l'amplificatore X con il lettore DVD Y con le casse Z, e invece a nessuno viene in mente di comprarsi la carrozzeria Peugeot, metterci sopra un motore della BMW con un sistema frenante di un'altra casa. Perché l'hi-fi ha questa struttura non integrata di produzione? Questa industria si è coordinata in questo modo e invece l'industria automobilistica ha deciso che le macchine uscivano tutte integrate dal sistema di produzione. Probabilmente perché la natura della transazione, guardate che non è un'ipotesi così bizzarra il fatto che uno potesse comprarsi la carrozzeria da una parte e il motore dall'altra, è semplicemente che, data la natura dei costi di transazione, i sistemi economici hanno, l'efficienza dei sistemi economici ha spinto verso quel tipo di soluzione. Allora, quello che abbiamo davanti e su cui è importante che voi ragioniate dal punto di vista economico è in realtà un segmento. È un segmento che descrive come le attività economiche sono organizzate. Su un estremo c'è il mercato con il prezzo come strumento di coordinazione, di coordinamento. Dall'altro c'è l'impresa con l'autorità come mezzo di coordinamento. L'organizzazione di impresa, l'organizzazione dei sistemi economici sta esattamente su questo segmento. Perché su questo segmento? Perché abbiamo detto, c'è un modo di organizzare usando il prezzo, c'è un modo di organizzare usando l'autorità, qui in mezzo evidentemente ci sono infinite variazioni. Provo a farvi capire con un esempio. Se voi andate a comprare una caffettiera, avete bisogno di una caffettiera, voi al mattino vi svegliate, andate da un ferramenta, andate in un grande magazzino, chiedete una caffettiera, avete la caffettiera, date i soldi, andate a casa e la transazione è avvenuta. Cioè, voi la caffettiera la comprate più o meno qua. Non c'è nessuno di voi che sente la necessità, certamente non di comprarsi l'intero ferramenta, ma nessuno di voi sente neanche la necessità di scrivere un piccolo contrattino in cui si specificano le caratteristiche della caffettiera. Questa caffettiera è una caffettiera di puro mercato. Perché questo? Ma perché questa transazione è semplice. È semplice dal punto di vista computazionale, cioè delle vostre risorse computazionali con cui dovete processare l'informazione che serve per comprare una caffettiera, ed è semplice perché l'informazione è piuttosto codificata e disponibile. Voi sapete la caffettiera, la vedete subito, la capite, sapete più o meno stimare il valore, non è che dovete stare lì delle ore a capire se vi stanno dicendo che quei 12 euro che vi chiedono per la caffettiera sono... Quindi, guardate, qui ci sono già i due elementi fondamentali che poi si condurranno da questo ragionamento alla questione della digitalizzazione. La caffettiera ce la compriamo qui perché non abbiamo bisogno di grandi capacità computazionali e perché l'informazione è ben distribuita. Se invece voi dovete comprarvi una cucina su misura, oppure dovete fare un viaggio, dovete comprare un viaggio un po' complesso, è un po' probabile che quando voi andate dal tizio della cucina non dite semplicemente vorrei la cucina, qui ci sono i soldi, vi portate a casa la cucina, ma dovete specificare una serie di cose. Ad esempio gli dite, ma questo pianale qua
non posso comprarlo immediatamente, ma ho bisogno che ne tagliamo un pezzettino con un angolo particolare, perché altrimenti non c'è in casa mia. Poi vorrei che mi producessi una cosa specifica che necessita un po' di investimento specifico. Quindi no, la transazione comincia a diventare articolata dal punto di vista computazionale, perché voi dovete un po' investire un po' di energie mentali per far accadere questa cosa, ma anche dal punto di vista informativo, perché voi poi volete tutelarvi dal tizio che vi vende il viaggio, non siete certi che quello che state comprando informativamente corrisponde esattamente a quello che vi stanno vendendo. C'è un problema di costo fisso, c'è un problema nel fatto che è una transazione che accade una volta e poi non accade più e quant'altro. E allora che cosa fate voi? Probabilmente vi posizionate un po' qui. Cosa vuol dire posizionarsi un po' qui? Beh, vuol dire che probabilmente, certo, lo comprate sul mercato e vi mettete d'accordo su un prezzo che il tizio che vi vende la cucina, ma sentite il bisogno di proteggere la vostra transazione con un accordo, con un contratto firmato, cioè cominciate ad avvolgere la vostra transazione con degli elementi un po' più strutturati. Se invece cominciamo ad avere cose più complesse, ad esempio la nostra grande impresa automobilistica che deve comprare dei fanali molto speciali e vuole essere sicura che quei fanali saranno disponibili per molti anni, e naturalmente il fornitore di questi fanali vuole essere sicuro che facendo gli investimenti specifici la Fiat continuerà negli anni a comprare quei fanali, quindi sempre più difficile. La Fiat e il suo fornitore, di fronte a questa transazione che sta cominciando a diventare informativamente e computazionalmente così difficile, sentiranno la necessità di spostarsi sempre un po' più verso destra, sempre un po' più verso l'impresa. Certo, non sentiranno la necessità di mettersi insieme, ma sentiranno la necessità di fare un accordo di lungo periodo, quindi di mettere le loro due imprese sotto un grande cappello, che è un accordo di lungo periodo, e proteggere più le transazioni. E più queste transazioni diventano complesse informativamente e computazionalmente, più noi ci spostiamo verso un'organizzazione di impresa, cioè verso un'organizzazione in cui sta tutto insieme. Okay? Allora, qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che la struttura di un'industria, la struttura di un'impresa, dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche delle transazioni. Transazioni semplici sono transazioni che probabilmente semplici da tutti i punti di vista, sono transazioni che probabilmente fanno riferimento a questo modello di coordinamento, quindi noi avremo di fronte dei veri mercati, della gente che si scambia sul prezzo, cioè si disintegrano le industrie e quindi si scambia col prezzo delle transazioni, e dall'altra parte abbiamo delle grandi organizzazioni, delle grandi istituzioni organizzate. Qual è il punto? È che la complessità della transazione che viaggia su quest'asse e fa un po' spostare le modalità organizzative dipende fondamentalmente dalle tecnologie che voi avete davanti. E il mio personale punto di vista è che se volete riflettere sulla questione centrale del come, del perché la digitalizzazione cambia l'organizzazione dei sistemi economici, dovete riflettere in questa direzione, cioè nel fatto che la digitalizzazione cambia, incide radicalmente sulla organizzazione, sulle condizioni informative in cui avvengono le transazioni, perché aumenta la capacità computazionale, perché diminuisce i costi di reperimento delle informazioni, perché fa avvenire le transazioni in un modo in cui la reputazione conta molto, no? E quindi determina uno spostamento lungo quest'asse. Attività che erano organizzate in impresa perché erano molto costose dal punto di vista transazionale possono essere restituite al mercato probabilmente.
fate l'esempio, se posso, facciamo un esempio dei ristoranti, se volete, della ristorazione, dei posti in cui si va a mangiare. Qual è il punto? Secondo voi, perché lungo le autostrade nascono gli autogrill, le grandi catene di autogrill? Perché si sceglie quella modalità organizzativa di avere un unico grande franchising, oppure grandi franchising in cui dovunque voi andiate si ripete in maniera standardizzata, esattamente standardizzata, cioè voi avete il panino Icaro sempre esattamente uguale, l'etichetta sempre esattamente uguale, la Coca-Cola venduta sempre esattamente nella stessa quantità, nello stesso bicchiere. Perché questa organizzazione di un'attività economica così standardizzata? Perché negli anni 60, quando si va in giro in automobile per le autostrade, negli anni 70, negli anni 60, quando si va in giro, voi fate un calcoletto molto banale. Dite, nelle autostrade ci sono punti di ristoro che sostanzialmente vedono i clienti una volta nella vita, per lo più. Non è come la drogheria sotto casa che ha, come dire, dei costi reputazionali infiniti rispetto al fatto di vendervi il pane marcio. Lì, se vi vendono, se vi fermate in un posto durante i grandi esodi sull'autostrada del sole, vi fermate in un posto a mangiare, vi danno una fregatura, il costo reputazionale è molto molto basso, perché in quei posti lì c'è un'economia di localizzazione e un tipo di transazione che avviene una volta nella vita che alza moltissimo il costo di transazione. Cioè il fatto che io, diciamo, viaggiando e fermandomi in un generico botteghino che vende panini, penso di avere, ritengo di avere dei costi di fregatura molto alti. Questo è un problema per me e anche per chi vende. Per me, perché ho l'ansia di essere, che mi rifili in un panino marcio, per quello che vende, perché probabilmente io, anticipando il fatto che mi verrà venduto un panino marcio, tendo a fermarmi molto meno di quello che vorrei. E quindi è interesse di tutti mettere assieme questi due interessi. Se è così, la scelta di ripetere esattamente lo stesso marchio, la stessa Coca-Cola, lo stesso panino, che cos'è? È semplicemente una modalità di organizzazione d'impresa che riproduce le condizioni della drogheria sotto casa, cioè che alzando il numero di volte che io frequento per quel locale, non perché io lo frequento, ma perché ritorno tutte le volte nello stesso locale, con lo stesso marchio, alzando il numero di transazioni, il costo reputazionale di nuovo torna molto alto, perché se io mi fermo all'autogrill di Villanova e so che quella cosa lì è perfettamente uguale all'autogrill che troverò a 500 km di distanza, se quello mi vende il panino marcio, a 500 km di distanza, invece che fermarmi da quel negozio, da quella catena lì, mi fermo da un'altra catena. Quindi, diciamo, perché McDonald's tutto perfettamente uguale, perché l'autogrill tutto perfettamente uguale, perché in questo modo restituisco le transazioni a un ambiente in cui si ripetono tante volte, quindi i costi reputazionali sono molto alti. E questo, ante-digitalizzazione, era un'ottima scelta organizzativa delle imprese per ridurre i costi di transazione. Anzi, era l'unico modo di abbassare i costi di vendita. Io penso che avere un centro commerciale è sempre meglio di un mercato della piazza, come per... Questo è un po' forte, no. Capisco il punto, adesso ti rispondo. Dipende un po' dalla organizzazione.